Quello che vorrei dirvi oggi riguarda le interazioni delle piante con l'acqua e perché le piante sono così importanti nel ciclo dell'acqua. Le piante usano la relazione fra le piante e l'acqua è estremamente stretta. Lo vediamo nella figura di sinistra, ma ancora meglio. Io in questi tre ambienti in cui la disponibilità di acqua, la piovosità e la temperatura determinano in maniera completa la biomassa vegetale presente sul territorio. Pochissimo nei deserti, molto di più, ma con una biodiversità minore negli ambienti freddi e pieni d'acqua. Invece con una biodiversità enorme e una biomassa superiore negli ambienti caldi e umidi. Perché abbiamo questa relazione? Beh, dovevo partire dal fatto che le piante hanno bisogno di acqua per crescere e di quanta acqua hanno bisogno. La media dice che per fare un grammo di biomassa vegetale ci vogliono 500 grammi di acqua, e questa relazione è estremamente stretta. Solo poche specie con una fisiologia particolare derogano da questo rapporto. Guardate, questo ha a che fare con l'ambiente naturale, ma anche con le nostre coltivazioni. Questa è una correlazione tra la resa in orzo, in grano in Inghilterra del Sud, in relazione alla quantità di acqua fornita con l'irrigazione. Vedete che è assolutamente una retta molto buona. E pensate, in climi ancora molto più secchi di quell'inglese, quanto più stringente deve essere questa correlazione. Allargando all'ambiente naturale, vediamo che effettivamente la relazione non è proprio lineare al di fuori ma che insomma noi troviamo una saturazione a 2 metri annuo di precipitazione per quanto riguarda la produttività dell'ecosistema, un livello di precipitazioni che si trova in pochissime parti del mondo. E quindi ricaviamo che la produttività primaria sul nostro pianeta, che dà origine all'ossigeno, oltre che al carbonio disponibile, dipende in grande parte da quanta acqua c'è nella produzione. Vediamo un pochino a che cosa serve l'acqua. Prima di tutto vediamo che la cellula vegetale è diversa dalla cellula animale. La cellula animale è molto compatta, non ha quello che si chiama il vacuolo. Il vacuolo prende un volume che è intorno al 90% della cellula vegetale ed è un sacchetto pieno d'acqua che ha le sue funzioni, ma essenzialmente è pieno d'acqua. Perché? Perché effettivamente alla fine le cellule vegetali dipendono completamente funzionalmente dall'acqua che contengono. Un punto che forse qualche volta sfugge è che se guardiamo il citoplasma, che è questa parte, questa sottile che sta sotto la parete cellulare, che compone il nucleo, i cloroplasti e altre funzioni, e lo separiamo dal nucleo, dal vacuolo, vediamo come una grande pianta, un grande albero come questo, alto 30 metri, contiene in tutto insieme la quantità di citoplasma, cioè di materia vivente, che è simile a quella di un gattino. Quindi vedete come l'acqua, che è il complemento di tutto questo volume, sia un componente molto importante. L'acqua serve al sostegno della pianta, lo vedete bene quando non innaffiate le vostre piante, che si afflosciano minimamente. Perché? Perché le piante non hanno uno scheletro vero e proprio, ma si basano come un palloncino sulla pressione osmotica che i sali inducono all'interno delle cellule, nel vacuolo, e quindi provocando una pressione che regola la quantità di acqua all'interno, la pressione contro le pareti cellulari, e
e quindi la rigidità totale del sistema. Quindi quando c'è acqua, viene richiamata dai sali minerali, spinge contro le pareti e abbiamo una bella pianta turgica, turgida, mentre quando non c'è acqua abbastanza ci troviamo in queste condizioni. Solamente nelle piante arboree ci troviamo delle strutture ancora più secondarie, che sono le pareti cellulari rigide lignificate, che sostengono la pianta. Allora, com'è che circola l'acqua nella pianta? Beh, la pianta assorbe l'acqua quasi esclusivamente attraverso le radici. Le radici hanno una struttura specializzata che si chiama stele, che è insomma una fascia di tubature che vanno in due direzioni diverse, verso l'alto e verso il basso. E ancora i peli radicali, questa è una sezione di pelo radicale della radice, il pelo radicale assorbe l'acqua e la immette all'interno della stele. E la stele è come? In realtà l'acqua segue i sali minerali, cioè le cellule pompano soluti all'interno di particolari cellule. E l'acqua segue il flusso attraverso questa linea rossa è una barriera osmotica e quindi all'interno si può creare una pressione positiva per effetto del richiamo di acqua che spinge verso l'alto i soluti, sia i soluti che l'acqua. Ora, è molto importante che nell'evoluzione delle piante, il tubo e la tubatura, effettivamente, come noi abbiamo sviluppato i grattacieli, anche le piante hanno fatto lo stesso sulla base dei tubi che sono necessari per portare l'acqua fino alle foglie. Queste sono le tracheidi delle piante inferiori. All'inizio erano fatte di cellulosa, semplicemente, ma avevano un problema. Il problema principale era che non erano rigide abbastanza. Nel momento in cui sono diventate rigide, si sono anche specializzate per poter condurre l'acqua dalle radici fino a alberi alti anche 100 metri. All'inizio abbiamo i muschi che avevano solo cellulosa nei loro tubi. Ma vedete, quando succhiate una cannuccia, questa con la biscia non passa più niente. È esattamente quello che succede per i muschi, per questo sono così piccoli. L'invenzione della lignina, una specie di cemento armato che irrigidisce le strutture, ha permesso ai tubi di non collabire e siamo passati alle felci arboree molto rapidamente e agli alberi attuali. Ma torniamo alle foglie, che sono la struttura che trasporta l'acqua dal terreno fino all'atmosfera. Vedete quanto sottile sia la rete di nervature? Queste nervature sono costituite essenzialmente da quelle steli che sono le condutture d'acqua che circolano nella foglia. Le steli, le foglie hanno questa struttura, quindi queste cellule verdi contengono i cloroplasti dove avviene la fotosintesi, la CO2 entra attraverso gli stomi e aprendo gli stomi esce una quantità di acqua molto importante. Torneremo su questo punto. Perché? Perché la CO2 è molto bassa, cioè circa 400 parti per milione, mentre l'acqua all'interno della foglia è satura. E quindi appena si aprono gli stomi per avere CO2 e substrato della fotosintesi, esce acqua. Il motore di aspirativo del trasporto dell'acqua dalle radici in poi sta proprio in questo sistema. Quando l'acqua esce, va ad asciugare le pareti cellulari. Questa è un'immagine del microscopio elettronico, la scansione delle pareti cellulari, delle fibrille di cellulosa, e l'acqua a questo interno che bagna queste fibrille di cellulosa, ovviamente asciugandosi, cambia la curvatura del menisco, la quale è relazionata con la capacità con la pressione
quella pressione in maniera che dipende dal raggio. Quindi il risultato di tutto questo è che tanto più possiamo avere una forza infinita di risucchio da parte delle pareti cellulari quando l'acqua è poco presente all'esterno, cioè in un'atmosfera secca. L'atmosfera secca, quando gli stomi si aprono, l'anidride carbonica certamente entra, ma contemporaneamente deve uscire questa grande quantità di acqua e il rapporto appunto è di 500 circa. A causa di questo abbiamo questa grande quantità di acqua che passa attraverso ogni pianta per permettergli di vivere. Quindi c'è una circolazione quindi nelle piante molto simile alla circolazione umana, nel senso che vene e arterie corrono in fasci, come corrono in fasci xilema e floema nelle piante. La differenza sta nel motore. Il motore della circolazione animale è il cuore che pulsa e richiede una grande quantità di energia. Invece le piante hanno come motore il calore latente di evaporazione che l'acqua produce quando viene evaporata dalle foglie. E quindi la vita della pianta dipende da questo. Guardate quanto è regolata il rapporto tra le foglie e l'acqua. Questa è una superficie di una foglia con questi stomi che hanno delle strutture molto precise che aprono e l'apertura degli stomi controlla l'entrata della CO2, l'uscita di acqua, e viene regolata a seconda di quanta acqua ha bisogno attraverso un ormone che si chiama acido abscissico. Molto che viene prodotto sia dalle radici che dalle foglie. Quindi quando una foglia è in stress osmotico produce acido abscissico, chiude gli stomi e in questo momento smette di crescere perché non può più assimilare CO2 anche se risparmia acqua. Vediamo un punto che è fondamentale, direi, che è uno schemino. Quindi uno schemino dice: sali minerali entrano, vengono trasportati dallo xilema verso le foglie, l'acqua viene evaporata. La CO2 entra, viene sottoposta, elaborata dalla fotosintesi e viene trasportata al resto della pianta sotto forma di saccarosio. Vedete che queste due frecce sono disegnate con lo stesso volume, con lo stesso spessore, ma questo è molto poco preciso, anche qui c'è più dettaglio e si vede come i zuccheri vengono utilizzati come motore osmotico per spingere indietro il flusso di zuccheri e acqua verso le cellule della radice, per esempio, però non dice molto sul volume relativo. Se facciamo questa considerazione, vediamo che il flusso verso l'alto, dalla radice verso le foglie, è molto, molte volte maggiore del flusso verso il basso. Quindi il floema ha un flusso molto più lento di quello dello xilema, quindi la quantità di acqua che evapora è molto superiore. Quindi vediamo, adesso arriviamo al punto fondamentale che è, direi, la relazione fra produttività e disponibilità d'acqua. Quindi risulta, direi, da quello che ho detto, forse abbastanza presente, dovuto abbastanza chiaro che dovuto alla differenza di concentrazioni fra l'interno e l'esterno, i flussi, secondo la legge di Fick, sono molto diversi. Fuori c'è 0,04% di CO2. Dentro ce n'è poca perché viene consumata dall'assimilazione fotosintetica,
dentro c'è acqua satura essenzialmente perché tocca le pareti impregnate d'acqua, fuori c'è aria secca e quindi il flusso verso l'esterno, vedete, è molto maggiore del flusso verso di quanto esce molta più acqua di quanto entri la CO2. È chiaro quindi, dato questa considerazione, che le piante la pensano diversamente da Greta Thunberg riguardo all'importanza della CO2. Sono molto contente quando c'è della CO2 intorno e possono risparmiare acqua nella loro vita. In effetti, se guardiamo una mappa del pianeta, vediamo che le aree in bianco, in chiaro qui, sono quelle in carenza d'acqua in cui la crescita della vegetazione e quindi anche delle colture è estremamente limitata dalla disponibilità d'acqua e non pensate che le zone che sono in verde qui non abbiano questa limitazione. Diciamo che se la cavano un po' meglio, ma comunque molte di queste potrebbero, tranne forse l'Irlanda e la Scozia, potrebbero avere dei vantaggi con un po' più di pioggia. Quindi cosa succede? Quindi abbassare la CO2 significa limitare la superficie vegetabile o coltivabile globale. Questa mi sembra una legge incontrovertibile insita nella struttura delle nostre piante. Ma questo direi forse posso spiegarlo un attimo più in dettaglio. Questa è l'equazione della fotosintesi, 6 molecole di CO2 più 6 molecole di acqua, che danno zucchero e ossigeno molecolare, quello che respiriamo. E la reazione ha un delta di zero molto positivo e quindi è chiaro che essendo positivo va in direzione opposta, termodinamicamente va in questa direzione. Solamente contributo energetico della luce la può spingere nella direzione della formazione di zucchero a partire dalla CO2. E qui è il punto debole del sistema biologico ed è il ciclo di assimilazione della CO2. È un ciclo chiamato il ciclo di Calvin. Calvin ha avuto nel 61 il premio Nobel proprio per questa scoperta, in cui un enzima che viene chiamato Rubisco, è una sigla che non voglio discutere, ha questa la sua struttura. Lega la CO2 e produce zuccheri. Lo vediamo in questa maniera. Non direttamente, ci vogliono un paio di passaggi, ma insomma il centro di tutto del sistema metabolico della fissazione della CO2 si chiama Rubisco. Ora, il Rubisco lega questa CO2 che è a bassa concentrazione e produce zucchero, però è in competizione diretta con l'ossigeno e quando lega ossigeno, invece di produrre zucchero, produce acido glicolico che è tossico per la pianta. E questo è un grosso problema, effettivamente. Perché c'è stato questo problema evolutivo, effettivamente? Perché le piante non ci hanno pensato? Beh, perché si sono evolute lungo una traiettoria ecologica estremamente diversificata rispetto alla situazione attuale. Qui vediamo in rosso la quantità di ossigeno nell'aria e in verde la quantità di ossigeno nell'acqua. Come vedete, per tantissimo tempo l'ossigeno non c'era e gli organismi si sono evoluti con nessun ossigeno o con pochissimo ossigeno, quindi non si dovevano preoccupare della competizione fra ossigeno e anidride carbonica. È solamente in tempi molto recenti che questa cosa è diventata molto grande perché insieme all'evoluzione dell'ossigeno abbiamo avuto una diminuzione corrispondente all'anidride carbonica. Possiamo quindi dire che le piante si stanno adattando da circa 5 milioni di anni attraverso meccanismi un po' complessi che mi limito a mostrarvi, a distinguere fra CO2 e ossigeno attraverso sistemi surrettizi, cioè legano acido carbonico che poi trasformano in CO2. Queste piante, siamo piante C4, come il mais, per esempio, sono più efficienti e usano meno acqua.
Le piante succulente, tipo il cactus, fanno qualcosa di ancora più complesso, cioè aprono gli stomi solo di notte per prendere la CO2 e poi usano la luce di giorno per trasformarla in zuccheri. Ovviamente crescono molto molto piano e un cactus come questo può avere 400 anni per fare quello che una betulla fa essenzialmente in 3-4 anni. Allora, molto rapidamente, spero di avere ancora un minuto per finire, l'evoluzione delle piante ci dice che questi sistemi di risparmio di acqua e aumento della CO2 sono recentissimi. La maggior parte di questi si sono evoluti negli ultimi 5 milioni di anni. E che il livello, quindi risulta abbastanza chiaro dal punto di vista biologico e evolutivo, che il livello di CO2 atmosferico antecedente al 1900 è stato sempre molto più alto dell'attuale. Quindi il risultato finale che possiamo dire è che preoccuparci moltissimo della CO2 atmosferica che è brutta, sporca e scalda il pianeta ci deve mettere, diciamo così, sul chi vive per due cose. Effettivamente qualcuno dice che dobbiamo abbassare la CO2, ma quando abbassiamo la CO2, quali saranno le conseguenze? Chiaramente ci sarà un maggior consumo di acqua per CO2 fissata, per il motivo del compromesso fra traspirazione e fissazione della CO2. Quindi le superfici coltivabili sul pianeta, a seconda della loro disponibilità di acqua, diminuiranno moltissimo e così la resa agricola. Avremo meno cibo, la desertificazione e l'ossidazione del terreno, porteranno ad un aumento della CO2 atmosferica e quindi a un aumento della fame e della CO2, ma certamente ci sarà Vandana Siva che ci ricorderà il problema. E quindi abbiamo chiuso il gioco dell'oca. Forse vale la pena di studiare un po' meglio le relazioni fra CO2, acqua e piante e il pianeta prima di prendere delle soluzioni irreversibili che ci potrebbero portare in posti che non pensiamo altro. Perché, e finisco perché è l'ultima diapositiva, perché dobbiamo occuparci particolarmente della salute delle piante? Beh, perché le piante, e non vi spiego tutti questi numerini, ma vedete, su 550 gigatonnellate di carbonio nella biosfera, le piante se ne prendono il 95%, poi ci sono funghi, batteri, animali. E di questi animali noi siamo lo 0, noi umani siamo in 0,06 gigatonnellate di carbonio. Quindi la stabilità del pianeta non dipende dalla stabilità del genere umano. La stabilità del pianeta dipende dai suoi abitanti più abbondanti e che producono l'ossigeno che è il motore dell'evoluzione del pianeta. Quindi se le piante sono contente, direi che noi nelle nicchie ecologiche fatte dalle piante potremmo starci probabilmente molto meglio. E così. Ci sono delle soluzioni? Sì, invece che preoccuparci delle cause, dovremmo guardare a curare i sintomi. Noi abbiamo la tecnologia per combattere il riscaldamento globale. Ci sono delle piante verde chiaro, per esempio, che scaldano il pianeta molto meno delle piante verde scuro. Si può ristabilire la temperatura pre riscaldamento globale in questa semplicemente utilizzando delle colture verde chiaro, abbastanza facile da fare geneticamente. Usare tutto quello che possiamo dire che possiamo fare per ridurre i campi coltivati, la superficie dei campi coltivati, aumentando la loro produttività. In questa maniera lasceremo alla vita selvaggia molto più spazio. Quindi l'agricoltura integrata sembra, da questo punto di vista, quella moderna, diciamo, quella tecnologica, sembra molto più adatta a preservare la biodiversità rispetto a altre agricolture, tipo quella biologica.
Quindi ci sono, e qui è un esempio, determinate cose, serie di articoli molto importanti che stanno uscendo, che ci danno le indicazioni fondamentali sulle cose che dobbiamo fare per mantenere il pianeta stabile, dall'uso di piante transgeniche per evitare inquinamenti. Usare piante verde pallido, usare le aghi cellulari che non usiamo al momento per fare energia e cibo, e infine a usare la biologia sintetica per migliorare la fissazione dell'anidride carbonica. E con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione.